Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro della serie Il bicchiere della staffa. Abbiamo scelto un orario diverso, pensando così di incontrare anche un pubblico, almeno in parte diverso. Oggi io sono in compagnia del dottor Massimo Citro, che ringrazio subito per essere con me a parlare di un libro. Il libro di cui parliamo è un suo libro, uscito recentissimamente. Il titolo è Auscultando il passato, proprio così, Auscultando il passato, un medico di oggi visita i gradi del Rinascimento. Dunque, questo titolo e questo sottotitolo, beh, insomma, sono tali da incuriosire parecchio il lettore. Dottore, allora ci racconti un po' che cos'è questo libro, come è nato e qual è l'idea di partenza? Intanto la ringrazio direttore e saluto tutti, buona giornata a tutti e soprattutto ringrazio lei e l'INDAO per la fiducia accordata a questo progetto. Come nasce? Facendo un po' di ironia, devo dire che visto che in questo tempo presente mi hanno sospeso come medico per esercitare, sono andato con la fantasia nel passato e sono ritornato in un periodo dove non c'era l'ordine dei medici, non c'erano l'industria farmaceutica e tutte le restrizioni attuali, non c'erano governi che fanno i piccoli decreti, perché sono piccoli decreti, poi sono dei decretini. Ecco. Allora, in questa situazione ho scelto il Rinascimento, forse è stato il periodo più bello, più aureo di tutta la nostra storia, quindi 400 e 500. E ho immaginato un gioco dove io vengo chiamato come medico che viene dal futuro, vado a visitare, quindi porto il lettore con me, a visitare come medico e anche come psicologo in certe situazioni, i grandi del passato. Sono, mi pare, 18 persone. Ecco, quindi ci porterà direttamente a cena dei papi, a corte dei re, a bottega dei pittori, degli scultori. Quindi qual è il significato? Il significato in un momento storico di grande pesantezza e di dolore, cercare di riprendere, recuperare quella leggerezza di cui abbiamo bisogno. Non si parla di virus e soprattutto ritrova quello che oggi è negato, quindi la bellezza, la cultura. Viviamo in un'epoca purtroppo basata dalla bruttezza, dall'ignoranza. Ecco, quindi andiamo a riattingere alle nostre fonti storiche. Questo è stato un modo. Ecco, io devo dire che ho trovato il libro, beh, innanzitutto l'ho sentito figlio di una grande cultura, ma l'ho trovato anche molto ben scritto, ha un piglio narrativo che rende molto piacevoli anche pagine che sotto altri aspetti potrebbero risultare un po' ostiche, perché insomma si rievoca con grande ricchezza di dettagli in un'epoca lontana. Certe volte alcune citazioni sono fatte proprio riprese nella lingua di allora, nell'italiano di allora. Ecco, mi interessa però capire proprio alcuni dettagli. Per esempio, quale documentazione noi abbiamo delle malattie di questi grandi che lei visita? Ecco, ne faccio un rapido elenco perché chi ci ascolta sappia di chi stiamo parlando. Gian Galeazzo Sforza, Brunelleschi, Lorenzo De Medici, Filippo e Maria Visconti, il Mantegna, Lucrezia Borgia, Leonardo, Piero della Francesca, Signorelli, la Regina Giovanna, Leone X, Michelangelo, Caterina Sforza, Enrico VIII, Don Quattro Tasso e Caravaggio. Insomma, i grandi nomi, i grandi protagonisti di quest'epoca effettivamente così importante per la nostra cultura, direi per la cultura di tutto l'Occidente. Ecco, cosa sappiamo delle loro malattie? Allora, ci sono vari testi che sono anche citati al fondo del libro che riportano questa indagine storica. Io ero partito proprio da Lorenzo De Medici, una famiglia purtroppo funestata dalla gotta e dalle complicanze renali che ne conseguono. Lorenzo De Medici muore giovanissimo, a 40 e qualcosa anni. Quindi partendo da lì sono andato a esplorare e in effetti ci sono tante documentazioni. Ho citato il primo. Galeazzo Sforza, ragazzo disgraziato dal punto di vista della salute, infatti muore tra l'altro giovanissimo, non si sa se ucciso o avvelenato dallo zio Ludovico il Moro, ma comunque affetto da una gastroenterite cronica, una delle peggiori della storia. Quindi
e anche sul nonno Filippo Maria Visconti, che probabilmente aveva qualche intolleranza alimentare, se non addirittura una celiachia. A volte io cerco anche di interpretare come medico i sintomi che sono noti. Pegna soffriva di artrosi, data l'età. Abbiamo, vabbè, la cecità, lì non posso fare niente, ovviamente, di Piero della Francesca, che tra l'altro vado a trovare a San Sepolcro, mentre in un piacevole dialogo con Luca Pacioli sulla Divina Proporzione. Luca Signorelli si sa che cadde da un ponteggio e c'è male, quindi in questa lussazione della spalla intervengo ad aiutarlo. Lucrezia Borgia era una malinconica, tristissima, dolcissima creatura, tra l'altro con una grande spiritualità, e nel suo caso faccio una sorta di seduta di psicoterapia che concludo dicendole: si ricordi, ricordatevi, anzi, perché ci sta del voi, che siete figlia di Dio. E tra l'altro queste sue ultime parole, sono figlia di Dio, sono storiche, proprio poco prima di morire. Le ultime parole furono. Così, andando avanti, Leonardo fu affetto purtroppo da un ictus che gli paralizzò un braccio negli ultimi 3 anni di vita, mentre era alla corte di Francesco I, ad Amboise. E quindi io immagino questo dialogo, che è uno dei dialoghi che mi ha più emozionato immaginare, perché poi vivi come in un film, no? Queste cose. Questo grande che mi chiede addirittura, a un certo punto mi fa la domanda, dice: ma nel vostro secolo la peste siete riusciti a sconfiggere? Poi il mal francese e il mal sottile, quindi la sottile della tubercolosi. Dico sì, siamo, almeno questi li abbiamo sconfitti, perché abbiamo usato gli antibiotici e perché abbiamo scoperto che erano causati da batteri. E lì dice: ma dei topi avevamo capito quanto riguarda la peste. Non sapevamo e non potevate saperlo, ma poi con delle muffe, ah, lui si entusiasma, le muffe che sconfiggono i batteri, insomma, e questo è un dialogo poco prima di descriverlo mentre muore nelle braccia del suo re Francesco. Ad esempio, parlando di muffe, la famosa Caterina Sforza, che porta 3 cognomi nobili, figlia di Galeazzo Maria Sforza e di questa donna che era questa Lucrezia Landriani, quindi figlia illegittima. Poi sposa di Riario, nipote del Papa, e poi sposa di nuovo del Medici, di Giovanni de' Medici. Questa era una grandissima erborista e soffriva, si sa, di febbri malari. Lei andava, lì l'ho riportato nel libro, andava a diciamo, imparare l'erboristeria da certi frati della zona lì di Faenza, e guarda caso avevano scoperto che la strana mucillagine bianca che si grattava dalle pareti di una caverna molto umida, messa sulle ferite, faceva sì che non si infettassero. Era la prima penicillina, era un penicillum, e infatti la pronipote, si chiama Francesca Sforza Riario, famosa Caterina, ricorda questo evento, fa notare come le prime osservazioni sulla penicillina non risalgono a Fleming, risalgono a dei frati rinascimentali italiani. E riprendendo il tema penicillina, quando ad esempio sono a Londra a curare le vene varicose di Enrico VIII, è un'impresa ardua, anche perché io non posso usare cose dei nostri tempi. Quindi insegnerò, spiegherò ai colleghi del Cinquecento come si fa a spremere un trombo da una vena superficiale, e la dovrò incidere con gli strumenti dell'epoca, che sono bisturi d'argento. Come anestetico userò del whisky, ovviamente. E poi gli dirò: ah, guardate che poi, una volta fatto l'intervento, cospergete un po' di muffa sulla ferita. Altri dicono: ma come? Quella dei formaggi? Sì, anche quella. Perché tra qualche secolo uno dei vostri scoprirà la penicillina. Ecco, ci sono questi giochi di, ad esempio, le fistole anali di un altro storico, di Papa Leone X, che era figlio del magnifico di Lorenzo, Giovanni dei Medici. Ecco, lì è interessante perché, allora, voglio dire in anteprima una cosa che pochi sanno, ma che è veramente una grande terapia, insomma, domestica. Nelle ferite, soprattutto nelle ulcere, in queste abrasioni vive, si può usare un rimedio che è la citrullina, attenzione, ma non da ingerire, ma farne una soluzione satura bere un cotone, una garza, e lasciarla a contatto per mezz'ora. Questo si può fare anche per 1, 2, 3 volte al giorno. Io ho constatato con i miei occhi che delle ulcere si chiudono
veramente in questo modo, perché i componenti della citrosodina aiutano a granuleggiare la ferita, quindi non solo sono disinfettanti e antibiotici, in qualche modo disinfettano, ma aiutano a ricostruire il tessuto da sotto. Però di fronte alle fistole di Papa Leone X mi viene il pensiero di usare la citrosodina, ma non è ancora stata scoperta. Così dico, ma quali sono i componenti? Acido citrico e carbonato di sodio. Va bene, allora si può prendere carbonato di sodio. Allora si può prendere del limone per l'acido citrico e mi faccio portare in un contenitore con un pestello della cenere di piante che contiene molto carbonato. Faccio questa citrosodina rudimentale e l'applico. Poi felicissimo perché, a parte il dolore quando l'applico, che per poco le guardie pontificie mi arrestano, però quando poi il giorno dopo è già quasi guarito, mi vuole come medico in Vaticano. Io rispondo che non posso perché devo girare, sono chiamato da vari corti. Ecco. Allora a quel punto mi dice almeno fermatevi a cena, che tanto c'è anche Raffaello stasera. E allora mi fermo a cena e c'è anche il cardinale Giulio de' Medici. E il cardinale Alessandro Farnese. Questo è storico perché c'è addirittura un dipinto di Raffaello che ritrae i tre. Allora, io mentre sono a cena, realizzo che sono a cena con tre papi, perché Giulio dei Medici, fra qualche anno, diventerà Clemente VII alla morte di Leone X. E morto lui, ci sarà Alessandro Farnese, che sarà Paolo III. L'Alessandro Farnese, la cui sorella Giulia era stata l'amante principale di Papa Alessandro VI. Quindi c'è tutto questo intreccio, è un modo anche simpatico, direi, per ripassare la storia, rimergersi in questa bellezza di cultura. Per quanto riguarda poi gli altri, mi viene in mente ancora, vabbè, abbiamo detto di Enrico VIII, Torquato Tasso, vado a incontrarlo perché era rinchiuso in un ospedale prigione anni, lì a Ferrara, con l'accusa di essere pazzo. Ecco, lì invece ho trovato una citazione che metteva l'ipotesi che non fosse pazzia, in effetti lui non era pazzo, ma che si trattasse di una pirroluria, cioè una malattia genetica molto rara che produce quegli stessi sintomi. Praticamente avrebbero potuto curarlo, sino di poi, con della vitamina B6 e con dello zinco. Ecco, è una sindrome molto rara, ma è curioso che possa adattarsi a lui. Caravaggio lo soccorro solo da una ferita, non era malato. Ha delle patologie importanti, però c'è sempre a botte con tutti di notte, una spadata sulla coscia e allora lo sorreggo, lo aiuto, ci sono i suoi due aiutanti, fra cui Orazio Gentileschi, il famoso pittore, padre della Artemisia Gentileschi, che passò alla storia come la prima donna che ebbe il coraggio di denunciare l'uomo che l'aveva violentata. Quindi lo curo e a quel punto dico, beh, sto per andarmene via, è l'ultimo che incontro, ma gli metto anche un po' di pomata antibiotica, sgarriamo un po', tanto un favore a Caravaggio si può anche fare. Molte volte io racconto quello che succederà a loro, perché ovviamente conosco e gli dico accadrà nel passato. Però gli dico, siccome non posso cambiare il corso della storia, voi avrete questo pensiero, ma penserete che sia stato un sogno, quindi io non posso svelarvi. Ecco, ci si diverte. Ad esempio, sono dei momenti buffi, tanti. Mi viene in mente a proposito del Tasso, quando io busso alla porta della sua cella, lui mi viene ad aprire, scanciato con questi pantalonacci, proprio alla deriva, e col suo accento napoletano mi chiede: "Oi, ma voi chi siete?" Dico: "Sono un medico." "E da dove venite?" "Vengo dal futuro." "Voi davvero venite dal futuro?" "Sì." "E poi dicono che il pazzo sono io." "Vabbè, entrate, va." Ecco, insomma, tutto per alleggerire un po' queste situazioni. Devo dire che ci si immerge in questa dimensione che penso sia terapeutica, soprattutto oggi, ecco. Sì, devo dire che invidio molto queste sue frequentazioni, queste sue cene La con inviterò a cena dal Papa. tante industrie. Ecco, grazie, in una prossima occasione sarò felice di far parte della tavolata. Lei, appunto, come ha detto, ha scelto di giocare in modo molto corretto, no? Per cui di fatto va nel passato, ma non usa i rimedi o gli strumenti di cui oggi disponiamo.
Ma se avesse potuto farlo, cioè se in realtà se fosse davvero andato nel passato e avesse potuto curare queste malattie, sarebbe cambiata la storia, quantomeno la storia dell'arte? Ma è una domanda molto intelligente, perché io penso di sì, in certe situazioni sarebbe cambiato molto. All'inizio, quando nel primo paziente, che è appunto questo ragazzo, Gian Galeazzo Sforza, sottolineo questo fatto: se lui non fosse stato così male, non si fosse lasciato manovrare da Ludovico il Moro, probabilmente la calata di Enrico VIII in Italia non ci sarebbe stata. Sappiamo storicamente che fu il Moro a evitare. Ecco, molte situazioni in effetti possono, la salute, la malattia può influenzare il corso della storia, e abbiamo tantissimi esempi. Non è nel libro, ma mi rifaccio al romanzo Yahweh di qualche anno fa. Quando avevo scritto questo romanzo ero partito proprio dal fatto che Hitler aveva la peggior colite della storia, quindi peggio di quella di Gian Galeazzo, però aveva tanti guai, probabilmente da intolleranza alla caseina, ho fatto tutto questo racconto, ma certamente una parte della sua aggressività, cattiveria, tutto quello che ne è derivato di orrendo, veniva anche da questo malessere continuo. E ci sono le pagine del suo medico personale, adesso non voglio deviare, però finisco solo questa frase, che era il dottor Morel, Theodor Morel, il quale annotava, cercava di capire perché avesse questa colite devastante, e c'era andato vicino dall'intuizione del latte, dell'alimentazione. Certo, avessimo curato uno così, forse avremmo avuto meno morti o meno brutte cose che ha prodotto. Quindi sì, certamente la salute influenza tantissimo. Ecco, prima di tornare al suo libro, lo facciamo subito, però a questo punto devo fare una domanda. Di cosa soffre Putin? Non lo so, ma io credo che Putin, io non ascolto la propaganda, le cose, non ho televisione, sto solo ragionando, so solo che obiettivamente ha avuto delle provocazioni notevoli in quest'ultimo periodo e quindi ha reagito nel suo modo. Questo non giustifica mai una guerra, però non è neanche da pensare come quel cattivo, il nuovo Hitler, anzi, penso che oggi, per tornare a un tema più pesante, più serio, oggi sia l'ultimo baluardo nei confronti di questa oligarchia finanziaria che sta di marca anglosassone, che sta dominando il mondo. Quindi la vera, il vero motivo di questo conflitto è un altro, c'entra. Però non so di cosa possa soffrire, ecco. Non è ancora mio paziente. E quindi non può curarlo, ecco. Poi non potrei dirlo, ecco. Tornando invece al suo libro, fra questi personaggi, qual è quello che l'ha più affascinata o invece quello, al contrario, quello che ha sentito più lontano, con cui è entrato con più difficoltà in sintonia? Ma il più lontano, infatti, non riesco neanche a visitarlo, è Filippo Maria Visconti, proprio per il suo carattere. Quella che mi emoziona da sempre è la Lucrezia Borgia, con la sua dolcezza e la sua spiritualità. Una donna di cui ci si innamora perché era veramente straordinaria. E pensate che Byron, Lord Byron, arrivò a rubare metà della ciocca dei suoi capelli, che era conservata al museo lì a Sforzesco, a Milano, e proprio perché era follemente innamorato di lei 3 secoli dopo. Quindi questo è stato un momento di tenerezza. Giovanna la Pazza è stata una bella partita a scacchi nel cercare di, così, anche di dimostrarle che non era pazza come pensavano. Beh, poi ci sono stati dei momenti di emozione, ho già ricordato Leonardo, la stessa Sforza, la Caterina Sforza, ma anche l'incontro con Enrico VIII, che quel grande re, il più grande re d'Inghilterra, responsabile, l'ho scritto anche, dei disastri attuali, del fatto anche che l'Italia sia una colonia britannica da allora, cioè l'imperialismo inglese l'ha fondato lui, il grande strappo da Roma, cioè sono momenti unici. Però trovarmi davanti a questo grande, quando io, dopo averlo curato, mi sento dire: voglio che lei rimanga qui, che voi rimaniate a corte, non posso. Allora accettate questo sacchetto di monete d'oro, non posso portarmelo via, lo lascio a voi. E allora cosa posso fare per voi? Dico, io vorrei solo farle una domanda. E la domanda è: avete mai provato rimorso per quello che avete fatto? E lui ha questa reazione umana
violentissima, perché mi caccia. Io penso in quel momento che potrei essere arrestato e decapitato a mia volta, ma poi mentre sono sulla porta mi richiama e dice questa frase che secondo me simboleggia un po' la grandezza di questo personaggio. Dice: come re io non posso altro che dirvi no, non ho pentimenti e non vi azzardate mai più a dire questo. Come uomo vi posso dire sì, non faccio altro, ricordando tutti i delitti. E lì sì, si apre, si suona. Ecco, quello di trovare il lato umano, quell'uomo potentissimo, così ormai nell'ultima parte della sua vita insopportabile, beh, è stata un'emozione, come tanti altri momenti di questo viaggio. Ma anche ad esempio il matrimonio, chiedo scusa, mi è venuto in mente il matrimonio a Mantova, il matrimonio del secolo fra i due ragazzi, Francesco Gonzaga e la Isabella d'Este. Momento importantissimo, dove poi appunto incontro anche il Mantegna, ecco, momenti. Ecco, questo libro rivela una grande cultura, soprattutto una profonda conoscenza di quell'epoca, dei vari personaggi che si muovono sulla scena, eccetera. Allora, in realtà esiste una, vorrei dire quasi un po' una tradizione di medici umanisti, quindi insomma, lei si inserisce dentro medici scrittori, medici poeti, eccetera. Ma quello che mi interessa capire è quanto questa dimensione umanistica entra nella sua professione di medico. Beh, io considero la medicina una scienza umanistica, come si considerava nel passato. Voglio ricordare che ancora nell'Ottocento e dintorni ci si laureava in la dicitura Doctor Medicina Atque Philosophiae, quindi la componente umanistica è fondamentale, ed è quella che oggi si sta perdendo, si è persa, perché si è arrivata una che non considero più medicina, è tecnica, è applicazione di sterili protocolli, non c'è più ragionamento, non c'è più intuizione, non sono più quelle caratteristiche che hanno fatto i grandi medici. E medicina l'hanno fatta quei grandi che avevano l'intuizione e il coraggio di applicare. Qui invece devi stare ingabbiato in quello che il protocollo, che è un'orrenda invenzione, quando eravamo solo studenti, ma anche i primi 20 anni dei miei 40 anni di professione non esistevano questi protocolli. Però è un'invenzione brutta perché non sono stilati dai medici, sono stilati dall'industria, quindi si diventa dei sudditi dell'industria farmaceutica. Noi invece abbiamo fatto un giuramento, che hanno abolito adesso, il giuramento di Ippocrate, dove noi giuriamo di essere sempre pronti a curare chiunque, senza distinzione di razza, religione, di nessuna cosa, ma sempre perché vede, direttore, la medicina è una consacrazione. Non si può infatti dire a un medico sei sospetto, assolutamente, soprattutto in un periodo di epidemia dove si dovrebbe invece cercarli i medici, dovrebbero sapere la strada a curare la gente. Ecco perché? Perché fino all'ultimo istante di vita tu sei medico, non fai medico, sei medico e quindi sei dedito agli altri. E quindi nessuno riuscirà mai a fermare questa, la vera medicina. Siamo in tanti migliaia di medici che ancora seguono i vecchi dettami. Questa nuova medicina, data per medicina, che tante volte ironicamente io dico ci viene insegnata dall'industria, dagli industriali, dai politici, a volte anche dai giornalisti, non avrà seguito. La gente si accorgerà che continuerà a morire e a non essere curata. I medici sono spariti. Io continuo a seguire da anni gente che è abbandonata, soprattutto in questi 2 anni, dai propri medici. Mutuo. Perché i decreti di qui sopra hanno ordinato questo. Non c'è una spiegazione. Quindi, tornando, è l'umanesimo che ci salva. E infatti, chi è che sta distruggendo la cultura e la nostra società e la nostra vita? Gli umanisti, quelli che vogliono esattamente l'opposto. Allora ritorniamo all'umanesimo. Ecco, quali altri viaggi nel passato lei vorrebbe fare, Ma seguendo guardi, questo modello che secondo me è davvero molto fruttuoso? grazie, se questo progetto avrà successo, direi che ci sono dei periodi importantissimi, più recenti anche nell'Ottocento e anche nel Novecento, mi piacerebbe ritornare
a visitare come medico. E poi anche nell'antico se ne sa molto poco. Ad esempio, questo avevo studiato quando studiavo, davo l'esame di storia medievale, c'era una monografia su Carlo Magno. Carlo Magno era affetto da psicosi maniaco-depressiva. È interessantissimo il fatto che avesse conquistato il Sacro Romano Impero, insomma il nuovo impero su queste basi. Era anche talmente saggio da saper governare tutte quelle nazioni. Quindi bisogna, oppure, come ho citato lì, la pazzia intermittente di Lucrezio, che scrive il De rerum natura per intervalle insanie, andare a esplorare nell'animo questi personaggi. Io mi auguro col tempo, tanto finché resto sospeso, col tempo di andare nel passato. Io spero che lei continui ad andare nel passato anche quando verrà riammesso Me lo auguro alle anch'io. cose di progressione, insomma. Lo auguro anch'io. Senta, allora, io innanzitutto la ringrazio per questa chiacchierata che mi sembra che possa motivare molti a leggere questo libro, che veramente è un libro molto bello e che intrattiene insegnando però un sacco di cose. Io devo dire che alcuni di questi personaggi un po' li conoscevo, ma ho imparato molte cose lo stesso, anzi, proprio tante. Quindi la ringrazio personalmente per il contributo che ha dato alle mie conoscenze. E come lei sa, io non so se è preparato, ma in genere noi concludiamo questo incontro bevendo qualcosa. È preparato? Sì. Che cosa Guardi, beve? Cosa beve? ho stappato un Cartizze, uno dei migliori, il Bisol. L'abbiamo stappato come aperitivo io e mia moglie poco prima, e quindi Molto bene, mi sembra un così diventa proprio il ottimo bicchiere. modo per celebrare questo e chiudere questo nostro incontro. Allora, alla salute sua e del suo libro e al prossimo libro, naturalmente. Grazie direttore, grazie a tutti voi per la fiducia, per la pazienza e l'ascolto. Grazie.